Siamo con Leonora Guadagno, presidente della commissione capitolina sulla cultura, e qui al Cinecittà Film Festival. Volevamo un po' che ci raccontasse qual è il tema di questo atto che hanno presentato oggi riguardante il parco archeologico di Centocelle. Il parco archeologico di Centocelle è un grande polmone verde di 126 ettari, secondo per dimensioni solo a Villa Doria Pamphili, per capirci, e si trova in una posizione strategica tra tre municipi, quinto, sesto e settimo, una posizione di cerniera, e che rappresenta un vero e proprio polmone verde per una zona altamente e densamente abitata. Questa zona ha anche un alto valore storico e culturale per il territorio. Qui sorgeva il grande pratone dove fece il primo volo uno dei fratelli Wright, il primo volo italiano, dove fu ripreso per la prima volta su pellicola. Questo volo è anche rintracciabile sui siti online. Questo è di interesse per noi come Commissione Cultura perché sicuramente è un territorio unico al mondo, ricco di stratificazioni temporali e risorse archeologiche e culturali, perché andiamo dall'epoca preistorica, dai ritrovamenti dell'epoca preistorica, a grandi ville romane come la Villa delle Piscine, che sono state di interesse di quest'atto, con la Villa Rustica o Duos Lauros della Madre di Costantino di Sant'Elena. A una zona dove c'è il canalone di Mussoliniano degli anni 30, le fungaie, ma oltre ad essere una zona ricca di resistenze culturali, storiche, archeologiche, ahimè in questi anni è stata anche una zona a rischio degrado, ad abbandono. Gli ultimi incendi insomma sono alla cronaca su tutti i giornali, ahimè, e come anche la discarica abusiva delle fungaie che è da anni lì presente e che è stata dimenticata che noi abbiamo attenzionato in questa consigliatura anche con questo atto, stanziando prima 39.000 euro affinché si potesse sondare il terreno e capire i materiali di discarica che sono siti su questo territorio, e abbiamo stanziato altri fondi con il Dipartimento Ambiente al fine di bonificare al più presto quest'area. Quindi nei prossimi mesi insomma vedrete la bonifica di quest'area. Con questo atto oltretutto abbiamo avviato l'attuazione di un tavolo interdipartimentale che coinvolga cultura, sovrintendenza, urbanistica e ambiente, in un'azione che punti alla valorizzazione del sito ma anche al dislocamento degli sfasci. L'idea è proprio di individuare altri siti chiusi, dei capannoni, che possano anche valorizzare gli stessi sfasci stessi, nel senso che possano rinnovarsi tecnologicamente e rappresentare dei settori di riciclo e di recupero di materiali delle automobili. E oltretutto su questa mozione abbiamo chiesto che fossero sbloccati i fondi, abbiamo chiesto stanziare i fondi per l'apertura alla Villa delle Piscine, quindi la Villa delle Piscine dovrebbe diventare accessibile, la realizzazione di un museo multimediale e ecocompatibile con il territorio. Abbiamo aggiunto sono i soldi stanziati? 2 milioni 600 euro. E oltretutto abbiamo visto il tema di cui si è parlato a livello nazionale, inerente il Pentagono d'Italia, sull'attenzione che c'è sul parco di Centocelle, insomma abbiamo manifestato la nostra contrarietà a creare un Pentagono italiano sul parco archeologico di Centocelle, e quantomeno che ci fosse una condivisione con la cittadinanza e con il territorio se c'è un'intenzione reale di portare avanti questo tema nel parco. Ringraziamo Eleonora Guadagno, consigliere 5 Stelle.